Buongiorno a tutti, ringrazio l'amico Tommaso Barbasi per avermi invitato, ringrazio tutte le associazioni presenti per la partecipazione a questa iniziativa e appunto faccio i complimenti a Tommaso per aver organizzato per il quarto anno consecutivo questa discussione intorno a un tema così importante. Quest'anno è un convegno, una discussione che attira molti locresi residenti qui in Calabria come a Roma, quindi come me e mio marito. Quest'anno si parla di Polsi Ambiente, le bonifiche ambiente e diritto, un connubio molto importante che si collega a una tematica molto discussa in questo particolare momento storico. Si avvicina, come ha detto anche l'amico Catone, si avvicina al giubileo, si stanno realizzando tutti gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e una delle tematiche più sentite è proprio quella del rispetto dell'ambiente. L'Unione Europea ha approvato diversi progetti presentati da diverse amministrazioni, però con una particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, tant'è che uno dei principi cardine delle misure PNRR è proprio il DNSH, Do Not Significant Harm, cioè gli interventi, i progetti possono essere utilizzati, vengono ammessi e possono essere realizzati soltanto qualora non rispettino l'ambiente, quindi non rechino un danno significativo all'ambiente. Il Ministero del Turismo è impegnato nella realizzazione di questi progetti, è vero, sì, si realizzano, come diceva l'amico Catone, si realizzano a Roma soprattutto molti interventi volti a realizzare e a riqualificare la città, io parlo per Roma perché è la realtà che conosco meglio, si realizzano interventi e vanno a riqualificare le piazze. Chiaramente Roma ha un impatto sul PIL che è maggiore rispetto a quelli di tutti gli altri centri e tutte le altre città. Per quanto riguarda il Ministero del Turismo stiamo realizzando misure volte a realizzare la piazza che sta vicino San Pietro, stiamo riqualificando tutta una serie di chiese, quindi fare i percorsi giubilari, Roma città aperta, cioè anche valorizzare i cammini che portano a Roma, i cammini religiosi che portano a Roma, però vanno a riqualificare anche quelle che sono le zone limitrofe alla città di Roma. Abbiamo anche tante misure previste sempre dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che naturalmente sono collegate alla promozione del turismo e quindi riqualificare le strutture ricettive anche e soprattutto a favore delle persone con disabilità, dove adesso la disabilità viene intesa non soltanto legata alle persone che appunto presentano disabilità, ma la disabilità è intesa anche come a favore delle persone anziane, dei bambini, cioè l'Italia deve essere valorizzata in modo da consentire a tutti di poterne fruire e poterla godere al meglio. Chiaramente è un argomento a bonifica ambiente interessantissimo, molto importante e va sicuramente sviluppato. Faccio gli auguri di buon lavoro a tutti i relatori e ascolterò con attenzione tutte le relazioni. Grazie.